Una prima edizione domenica 8 febbraio, si tratta di un concerto, ci saranno tre diverse realtà musicali e eh, sarà un concerto benefico a favore della Croce Rossa. Sì, infatti l'idea del concerto è nato appunto dall'Associazione Filarmonica Valle Sacra e poi è stato proposto e condiviso da subito sia dall'Accademia Filarmonica di Pontalto Cortese che dall'Associazione Filarmonica Lugnacchese di appunto Lugnacco. Eh, questo concerto appunto ha uno scopo benefico, infatti noi lo facciamo per sostenere la Croce Rossa di Quarnier e appunto il ricavato andrà interamente devoluto alla Croce Rossa. Eh, appunto anche questa opportunità per ringraziare l'amministrazione la, comunale di Cornier perché eh, anche si è fatta ha fatto suo questo, questa iniziativa ed ha concesso eh, a noi i locali della manifattura per questo concerto eh, sostenere appunto la croce rossa vuol dire sostenere tutto un territorio sappiamo quanto la croce rossa svolga un'attività importante per tutti non solo per quanto riguarda incidenti eccetera, ma a sostegno degli anziani, a sostegno delle amministrazioni che lo richiedono. Sappiamo quindi che eh, dietro corre anche un, un un, una, una parte economica, una parte economica che è sempre più difficile da reperire, viste anche purtroppo il, il disagio che stiamo vivendo in questi anni. Quindi è per questo che... Eh, Vogliamo aiutarla. Aiutare la Croce Rossa vuol dire aiutare il nostro territorio, quindi. Eh Invitiamo tutta la popolazione ad intervenire numerosa sia per sostenere la Croce Rossa, ma devo dire anche per ascoltare della buona, anzi dell'ottima musica, perché sappiamo benissimo che a ah, me piace ancora chiamarle sempre bande, anche se ormai sono filarmoniche, eccetera. Però hanno alle loro spalle una storia centenaria, una storia che comunque racchiude un pochino tutti gli usi e costumi del nostro territorio e quindi loro sono. Una componente, una realtà veramente importante. Anche l'Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Ponte, è presente a questo evento benefico. Sì, eh, io devo ringraziare mh, la Croce Rossa, ringrazio anche la Filarmonica Valle Sacra per averci invitato. Abbiamo accettato veramente di cuore questo invito. I brani di questo concerto saranno i brani del concerto di Natale perché visto il grande successo eh, che abbiamo avuto in questo concerto abbiamo pensato di ripresentarli. Mm, diciamo che eh, sono brani molto variegati, eh, spaziamo, la musica spazia proprio a 360 gradi, da brani classici a brani moderni a brani originali per banda quindi c'è di tutto e sono sicuro che sarà un bellissimo concerto poi tra l'altro avete da poco anche un nuovo maestro sì abbiamo un nuovo maestro devo dire che eh, è stata una scelta veramente vincente perché a parte il um, curriculum che ha alle spalle che è un curriculum veramente molto rilevante, ha anche un grande pregio, eh, quello di entusiasmare e coinvolgere nella sua direzione non solo i miei musici. Ma anche e soprattutto il pubblico. Questo si è visto nel concerto di Natale che il pubblico assieme ai musici è diventato il protagonista della serata e sono convinto che lo sarà anche domenica. Un'idea questa del concerto benefico a favore della Croce Rossa eh, che è nata da voi, è nata dall'associazione Filarmonica Valle Sacra. Sì, è nata, è nata da noi e abbiamo cercato di coinvolgere le Travallate, Valchiusella, Valle Sacra e Valle Orche Suana. E siamo contenti perché abbiamo comunque avuto subito piena adesione dalla banda di Lugnacco e dall'Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Ponte, che ringraziamo naturalmente per la partecipazione.